Ciao ragazzi, io sono Andrea, questa è la mia New York e in questo momento sono di fronte a una delle chiese più famose a New York. Senza dubbio è la seconda chiesa più famosa a New York, la prima ovviamente è St. Patrick, la chiesa di San Patrizio che sta sulla Quinta Avenue. Qui stiamo ad Harlem, all'inizio di Harlem. Davanti una chiesa che è la cattedrale episcopale più grande al mondo, perlomeno i newyorkesi dicono così. A Liverpool invece dicono che la loro è la cattedrale episcopale più grande del mondo. Siamo davanti St. John the Divine, St. John the Divine, una chiesa famosissima, una cattedrale famosissima qua a New York, non tanto per la sua storia, non tanto per la sua architettura, ma soprattutto per le leggende, per le storie che circolano, che circondano di mistero questa cattedrale. Cattedrale che tuttora è rimasta incompiuta dal punto di vista architettonico, nata nel XIX secolo, si sono susseguiti diversi architetti, non è mai stata finita. Una sorta di Sagrada Famiglia, la Sagrada Famiglia di Barcellona, che però a differenza della Sagrada Famiglia di Barcellona non è mai stata finita. Per una casualità, perché si sono alternati diversi architetti. Ve la faccio vedere da lontano, così vi faccio vedere quanto assomiglia e quanto cita la famosa cattedrale francese, la famosa Notre-Dame de Paris. Guardate. Vedete, scendo un po' di più. Guardate che cielo. Eccola qua, guardate, così riuscite a goderla nella sua interezza. Questa chiesa ha un'acustica particolare, un'acustica talmente speciale che è stata adibita e ha ospitato tantissimi tipi di concerti, non solo concerti di musica sacra, come è ovvio, ma soprattutto concerti che hanno poco a che fare con la religione. Un grandissimo musicista che si è esibito qui in questa chiesa è stato Duke Ellington. Duke Ellington si è esibito in questa chiesa, anche il suo funerale è stato fatto in questa chiesa. Indovinate chi si è esibita in questa chiesa? Chi è si è esibita in questa chiesa? Siamo a metà degli anni 90, 1994. Una persona, una cantante che poco ha a che fare con la religione, se non altro poco si associa alla religione, Mariah Carey. Mariah Carey ha fatto un concerto proprio qua dentro, in questa chiesa. Molte persone dicono che questa in realtà sia una chiesa del male, una chiesa satanica, una chiesa dell'anticristo, una chiesa anche blasfema, proprio perché ospita diversi concerti che poco hanno a che fare con la religione, proprio anche perché ospita diverse manifestazioni pro diritti omosessuali, insomma una chiesa un po' atipica rispetto alle nostre chiese cattoliche. Questa è la mia New York. Benvenuti a tutti, io sono Andrea, siamo davanti alla cattedrale episcopale St. John the Divine. Allora, all'interno di questa chiesa ci sono dei simboli che poco hanno a che fare con la religione, insomma non li troverete mai nelle nostre chiese italiane, chiese cattoliche. Ci sono delle sculture a forma di dollaro che rappresentano proprio il dollaro, qualcosa di materiale, insomma che nulla a che fare con la religione. Ci sono anche delle sculture che rappresentano dei teschi, la morte, quindi è un po' strano. Questa è una cosa che coglie l'occhio quando uno la visita e ci entra. All'interno della chiesa c'è anche il rosone più grande degli Stati Uniti, con oltre 10.000 pezzi di vetro che insomma illuminano la chiesa. È molto bello da visitare. Ma la cosa veramente interessante per la quale questa chiesa è stata attaccata ed è stata costretta a chiudere dopo l'11 settembre è questo qui che vi mostro ora. Guardate queste sculture di fuori la chiesa, guardate. Allora, queste sculture sono state fatte nel 1997.
1997, quindi 4 anni prima dell'11 settembre 2001. Guardate, sono state terminate nel 97. Guardate cosa rappresentano. Rappresentano le torri gemelle che cadono, vedete? Quelle sono le torri gemelle, rappresentano la città di New York che si distrugge e le torri gemelle che cadono. Quindi è, diciamo, la rappresentazione dell'apocalisse biblica nella città di New York. Questa cosa ha scioccato molti, hanno addirittura accusato gli scultori di questa opera di aver lanciato dei messaggi esoterici, di aver predetto quello che poi è avvenuto 4 anni dopo. Vedete le torri gemelle che stanno per crollare, tutto il resto della città di New York che crolla, vittima dell'apocalisse, di un disastro universale. Incredibile e scioccante, vedete? La cosa che più mi turba, la cosa che più ha colto la mia curiosità, ovviamente non ci sono tesi, cioè non c'è nessuno che conferma queste mie tesi dal punto di vista di storia dell'arte, però la cosa veramente interessante è che dall'altra parte di queste sculture che vi ho fatto vedere, sempre una scultura terminata nel 1997 annuncia un qualcosa di che poi è avvenuto pochi anni fa. Guardate ragazzi, ora vi faccio vedere a cosa mi riferisco. Guardate, eccola qua, questa è la cupola del potere, la cupola di Washington, vedete? E riconoscete questo omino qua? Questa faccia a chi assomiglia? Ragazzi, 1997 hanno messo la faccia di un uomo che assomiglia molto a Donald Trump attaccato alla cupola del potere. Non so se riuscire a vederla. Questa è la mia New York, ragazzi, io sono Andrea, vi stavo raccontando queste sculture fuori della chiesa di San John the Divine, hanno predetto eventi storici poi accaduti a New York e negli Stati Uniti. Da una parte hanno predetto l'11 settembre, nel senso che c'è stata una rappresentazione del crollo delle Torri Gemelle e di tutto il resto di New York, una scena apocalittica che appunto rappresentava l'apocalisse biblica nella città di New York, la città che per molti credenti è associata al peccato, al male, al maligno, a Satana. Dall'altra parte, sempre nel 1997, quindi stiamo parlando di, insomma, un ventennio prima rispetto all'elezione di Donald Trump, è stato raffigurato la cupola del potere che rappresenta il potere in assoluto in ogni parte del mondo, ma la cupola di New York, di Washington, scusate, Washington DC, della capitale, la cupola del potere, e vicino la faccia urlante che assomiglia all'urlo di Munch, di un uomo che senza dubbio assomiglia molto a Donald Trump. Non c'è nessuno che ha confermato questa cosa, ma ragazzi, guardate, ditemi se questa persona non assomiglia a Donald Trump. Guardate la cupola del potere e guardate la faccia di Donald Trump, guardatela. Riuscite a vederla? Vedete? Incredibile, ragazzi, incredibile. Io sono Andrea, ragazzi, questa è la mia New York, una serie di documentari fatti a mo' di dirette Facebook. Sono sporchi, non sono perfetti, non sono montati, ma raccontano storie e la storia soprattutto di New York. New York è molto di più che apparenza, il negozio dell'M&M's, molto più della superficialità, dei ristoranti, di Sex and the City, del sesso, delle donne. New York è storia e New York è storie, tantissime storie da raccontare, tantissime persone che sono venute in questa città per cambiare la loro vita, per ricominciare da capo. Quello che io sto facendo è raccontare questa città che mi ha ospitato, questa città che amo, sia con questa serie per Facebook, sia con il mio romanzo. Il romanzo sarà una guida romanzata a New York, alla città che non dorme mai. Romanzo dal titolo La mia New York. Guardate ragazzi, San John the Divine, chiesa che ricorda la cattedrale gotica di Notre Dame de Paris. È una chiesa chiaramente costruita con l'architettura massonica, che appunto gli architetti massoni americani sono ispirati a architetti massoni francesi, quindi hanno omaggiato questa architettura francese, come la chiesa che vi ho fatto vedere negli episodi precedenti, la chiesa che sia Riverside Church, la chiesa di Riverside, anche quella è un omaggio a Notre Dame de Paris. Notre Dame de Paris, di Parigi. E questo ovviamente, vedete, ha tanti 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 riferimenti all'architettura
della massoneria, massoneria che ha creato questo paese, massoneria francese che ha creato questo paese, ha aiutato alla rivoluzione americana, ha aiutato l'America a diventare un paese indipendente dalla Gran Bretagna, quindi comunque sono stati diversi omaggi fatti alla massoneria francese, ad architetti francesi. Vedete, guardate, la somiglianza è incredibile. Questa chiesa dopo l'11 settembre ovviamente ha subito, diciamo, quasi un linciaggio pubblico, insomma. Ricordo quelle statue, quelle sculture che vi ho fatto vedere sono state terminate nel 1997, quindi 4 anni prima rispetto all'11 settembre del 2001, appena è successo quell'episodio, diciamo, tragico per la storia di New York e la storia di tutto l'Occidente, la storia di tutti noi. Molti newyorkesi sono scaraventati su questa chiesa con lancio di uova, atti vandalici hanno fatto chiudere questa chiesa, che è stata chiusa alle cerimonie per qualche mese, perché comunque dicevano che era la chiesa del male e che i massoni avevano anticipato quello che poi è accaduto l'11 settembre. Guardate qui questa scultura che rappresenta il Cristo sofferente, vedete? Sinceramente la prima volta che l'ho visto ho pensato fosse un barbone da lontano, invece guardate, una scultura che rappresenta il Cristo sofferente. Ovviamente anche quelle sculture che vi ho fatto vedere prima hanno due lati di lettura. C'è una lettura superficiale, che è quella appunto religiosa, che racconta varie fasi, vari episodi della Bibbia, e poi c'è una lettura esoterica che invece racconta quello che c'è dietro, dei messaggi appunto legati all'esoterismo. Molto interessante questa chiesa, molto controversial, come viene definita qua in inglese. Ragazzi, questa è la mia New York. Io sono Andrea, questa è una serie di documentari che raccontano posti di New York che hanno lasciato il segno nella mia memoria. Vi saluto le persone che stanno guardando: Franci, Sabrina, Maria Elena, Domenico, Mimmo, Gabriele, Elena, Pierpaolo, Elena Acquavia, Roberta Cera, Manuel, Corrado, che non si perde una puntata, Riccardo, Massimiliano. Questa è la mia New York, ragazzi, io sono Andrea. Qui in diretta questo episodio dedicato alla chiesa di St. John the Divine, divino, chiesa episcopale definita la più grande al mondo, quando in realtà poi in realtà la più grande è quella di Liverpool, ma c'è una diatriba tra le due. Voglio far vedere una cosa, ragazzi: proprio a pochi passi da questa cattedrale c'è una piazza chiamata la piazza della Fontana della Pace. Questa è la Fontana della Pace, vedete? Guardate davanti a voi. Terminata nel 1985, quindi è più giovane di me questa fontana. Terminata nell'85, ci sono diverse interpretazioni, ma nessuna ufficiale, perché storici dell'arte ancora non hanno definito di non hanno finito di analizzare questa opera così recente, così giovane. Vedete? Ci sono immagini di diverse persone che hanno fatto un qualcosa a favore della pace. Vedete? Sia scrittori, pensatori. Guardate, un'immagine di Gandhi, vedete? Questa è una piazza dedicata alla pace, a chi ha scritto, raccontato, diffuso messaggi di pace, vedete? Gandhi, questo è Gandhi rappresentato qui. Vediamo qualcun'altra. Filosofo Thoreau, scrittore Thoreau e filosofo, grande pensatore. Molte sculture sono state fatte da giovani ragazzi che studiavano una scuola d'arte proprio qua vicino, una scuola di scultura. Vedete, questo è dedicato al grandissimo scrittore americano, inventore del sogno americano, grandissimo Mark Twain, grandissimo scrittore della letteratura americana, nordamericana. Anche qui un altro testo dedicato alla pace, vedete?
addirittura testo in italiano, vedete? Incredibile, la pace è. Leggete in italiano, vedete? Dell'uomo, la pace, non molto comprensibile, ma in italiano. Guardate che bella St. John a Devine, vista da qui. Stupenda, ragazzi. Un'immagine bellissima di questa chiesa così imponente, così controversa, così strana, da visitare assolutamente, molto diversa dalle chiese che ci sono in Italia, chiese cattoliche, diversa per la sua storia, per i suoi messaggi, per le sculture che si trovano all'interno. Questa è la mia New York, ragazzi, vi ricordo che se volete vedere anche gli episodi precedenti o se volete vedere gli episodi successivi, anche se non state online, se non riuscite ad essere connessi con le dirette che faccio, potete iscrivervi al mio canale YouTube, Andrea Careri, il mio canale YouTube, dove ci sono tutti gli episodi precedenti di questa serie di documentari, una prima docu-series in lingua italiana fatta via Facebook. Siete voi i protagonisti di questa docu-series, oltre che New York. Io sono solamente un messaggero, uno che racconta storie, racconta la mia storia personale e la storia di questa città di New York, dedicato a tanti quartieri, luoghi, ristoranti, parchi che hanno lasciato un segno e lasceranno per sempre un segno della mia esperienza di vita, nella mia vita in generale, nella mia esperienza a New York. Buona serata ragazzi, buon venerdì sera, se rimanete svegli farò anche un altro episodio fra qualche ora, altrimenti potete recuperarlo sul mio YouTube channel Andrea Careri. Un saluto, qui siamo a St. John the Devine ad Harlem, New York. Buonanotte e buona serata ragazzi.